adesso riguardo l'esercizio, che ne ho visto solo una parte, mi sono venuti i brividi e sono davvero contentissima di quello che è successo, anche comunque essere lì e sfruttare l'occasione delle ginnaste comunque più forti che hanno sbagliato, per me è stato davvero importante, e mantenere la concentrazione in una finale olimpica è sempre davvero molto difficile, e le finali alla trave sono sempre così, soprattutto con l'attrezzo. E davvero sono ancora incredula e chissà quando riuscirò a metabolizzare quello che ho fatto. Già poter essere qui per me è un'emozione unica, poter fare la finale e scontrarmi comunque contro i mostri della ginnastica è un'emozione unica. Non mi aspettavo comunque di prendere questa medaglia, perché diciamo che non ho fatto la mia trave migliore, però sono riuscita comunque a tirarla fino in fondo e fare un buon risultato. Come è stata questa esperienza olimpica? Beh, devo dire che ero un po' agitata prima di salire, perché non avevo mai fatto né un'Olimpiadi né tantomeno una finale olimpica. È stata comunque un'emozione fortissima. Io ho finito qualsiasi gara molto soddisfatta di come l'ho portata a termine, qualsiasi gara che ho fatto. È stata un'Olimpiadi davvero incredibile per me, a prescindere dai risultati, è una crescita personale ed è davvero la cosa più importante ed è il valore più importante rispetto a tutte le altre medaglie. Guardando indietro un anno fa non mi aspettavo neanche di poter partecipare alle Olimpiadi, quindi già poter partecipare è tantissimo. Poi se guardo anche indietro rispetto agli europei, anche quelli che ho fatto l'anno scorso, non mi aspettavo di fare comunque questo risultato e non posso che essere fiera di me.